È il giorno del dolore ad Arezzo, il giorno del lutto cittadino. La città infatti questo pomeriggio si è fermata alle 15 per i funerali di Pergentino Tanganelli, il 72enne travolto ad Olmo lo scorso sabato dall'ondata di piena. Abbiamo chiamato il popolo a raccolto nella chiesa cattedrale per pregare, sì, per la vittima degli sconvolgimenti atmosferici, ma anche per tutto il nostro popolo, soprattutto per quelli che si sono trovati in difficoltà. Folla in cattedrale per l'ultimo saluto, attorno al dolore della moglie, dei figli e dei nipoti si è infatti stretta l'intera comunità, dagli amici di una vita alla società dell'Olmo Ponte, dalle ACLI agli ex colleghi dell'Agenzia delle Entrate. Bravissima, disponibile e competente fra altre cose. La salma del 72enne era stata restituita ieri alla famiglia dopo che si era svolta la ricognizione cadaverica. L'esame aveva confermato che Pergentino Tanganelli è morto per una ferita alla testa provocata dalla caduta nel canale di Scolo dove era stato trascinato dalla piena. I fatti di Arezzo di questi ultimi giorni ci hanno fatto balzare alla cronaca nazionale perché il territorio non è stato provvisto nei decenni di quelle strutture che potrebbero renderci meno duro i momenti della pioggia, della tempesta e di altri sconvolgimenti naturali. Occorre, ma già lo fanno, che le autorità mettano in opera quanto necessario. La figlia Letizia lo ha voluto ricordare così. Sono orgogliosa di mio papà e di tutto il bene che ha fatto. In questi giorni ho avuto modo di parlare con tante persone, ho ascoltato i loro racconti, aneddoti, quelli che aveva ricevuto da lui. Ognuno aveva un suo feeling, un rapporto speciale con lui e questo mi ha dato tanta serenità. Un uomo speciale, indimenticabile. Grazie.